Bentornati in cinema di questo canale Pancio, sono sempre Victor Laszlo 88 e come potete vedere l'estate colpisce ancora perché, come spesso accade ad agosto, non sono riuscito a registrare nella solita sala cinematografica, però prometto che non appena si ristabilizzeranno un po' gli orari tornerà. Dunque, oggi voglio parlare di un film che, lo ammetto, non mi attirava più di tanto, ma c'è un motivo ben preciso. Mi riferisco ad una pellicola del 2016 per la regia di David Lowery ed è Il Drago Invisibile, remake del film della Disney del 1977, Elliot e il Drago Invisibile, che era realizzato con la tecnica mista tra animazione e live action. Infatti il drago Elliot, panciuto, verde con la luce, il ciuffo rosso e la zanna che spuntava, era un cartone animato che si muoveva in un mondo di persone in carne ed ossa e poteva sparire a piacimento, rendersi cioè invisibile. Ma perché questo remake non è che mi intrigasse poi molto? Semplicemente devo farvi una confessione: io non ho mai potuto soffrire nemmeno Elliot e il Drago Invisibile, cioè il film originale. Lo so che in tanti ora vorrebbero lapidarmi, però è così, non posso farci niente. Ma fatemi spiegare meglio. Non sto dicendo che sia un brutto film, sto dicendo che a me non piace, perché io fin da bambino non ho mai potuto soffrire quei film che avevano come protagonisti dei ragazzini che a un certo punto, così a caso, si mettevano a cantare e a ballare con l'eroe di turno. Non posso farci nulla. Io non sopporto nemmeno Mary Poppins, ma non per questo dico che sia un brutto film. Semplicemente non rientra nelle mie corde quel tipo di messa in scena e quella tipologia di storia. Ma se mi chiedete di analizzare oggettivamente Mary Poppins e Elliot il Drago Invisibile, vi dico che sono degli ottimi film. Mary Poppins in particolare è un capolavoro perché ha sdoganato la tecnica mista, che secondo me ha raggiunto il suo apice con chi ha incastrato Roger Rabbit di Zemeckis, che tuttora, nonostante sia un film di fine anni 80, rimane quello meglio realizzato da quel punto di vista, che lo spinge in culo alla maggior parte dei film che hanno utilizzato questa tecnica in epoca contemporanea. Quindi tranquilli che riconosco il valore di Elliot il Drago Invisibile, che è meno famoso di Mary Poppins, ma è entrato nell'immaginario collettivo, è un pilastro per ben più di una generazione, tanto qui da noi quanto all'estero. E quando ho visto per la prima volta il trailer di questo Il Drago Invisibile, due domande hanno fatto capolino nel mio cervelletto bacato. La prima era: ma c'è veramente bisogno di realizzare un remake di Elliot e il Drago Invisibile? La risposta ovviamente è no, non c'è mai un vero bisogno per realizzare un remake, salvo in qualche rarissimo caso. Però ormai la Disney sta creando questa tendenza di rifare grandi classici animati e non, giusto per macinare soldi e creare un nuovo trend che a me non piace più di tanto, anche se devo ammetterlo, ho apprezzato Il Libro della Giungla uscito di recente, perché è un gioco con una computer grafica incredibile, nonostante io, sapete, non è che sono molto a favore dell'uso massiccio della CGI nei film, come purtroppo avviene ultimamente, e sto aspettando anche La Bella e la Bestia con Emma Watson, perché sono pirla, ma non posso farci niente. L'idea di una trasposizione live action di quel particolare classico Disney mi attirano un poco, lo ammetto, sono anch'io schiavo di questo meccanismo talvolta. La seconda domanda invece era: ma che senso ha nel remake inserire Elliot come creatura realizzata in CGI? E qui torniamo al discorso di poco fa. Allora, voi potreste dire: ma Victor, siamo nel 2016, scusami, cosa volevi, che lo realizzassero con l'animazione tradizionale? Sì. Sì, perché avrebbe avuto senso, ci sarebbe stata una corrispondenza con il film del 77. Sarebbero stati giustificati. Quanto sarebbe stato carino vedere un film realizzato con tecnica mista nel 2016 che fosse il remake del famoso film del 77. Mettermelo in computer grafica, non lo so, mi va un po' a spezzare il senso di questo remake, perché diventa un film come un altro, tanto più che se andate in sala aspettandovi un remake pedisseco di Elliot e il Drago Invisibile potreste rimanere delusi, perché di fatto l'unico legame che si ha con il film originale è, a parte il nome dei personaggi che sono per appunto Pete e Elliot, l'amicizia che li lega, che però è comunque ricontestualizzata e trattata in maniera un po' diversa rispetto a Elliot e il Drago Invisibile. Questo è un film che ha come sottotesto il tentativo di far apprezzare ai più piccoli
l'ecologia, cioè il fatto che non bisogna abbattere gli alberi in maniera selvaggia, la natura è preziosa, tutto ciò che ci vive è da proteggere, insomma è comunque un film indirizzato proprio ai bambini, ma che può far battere il cuoricino anche agli adulti che sono cresciuti con il primo film, o meglio, l'intento era quello, che poi ci riesca è un altro discorso, però... Sentite la cosa curiosa, a me che Elliot e il Drago Invisibile non è mai piaciuto più di tanto, questo è il Drago Invisibile invece è piaciuto. Ora, è nettamente inferiore da un punto di vista oggettivo rispetto al suo predecessore che è un classico, però secondo me come film in sé non è male, perché si può anche vedere non come remake di quel film ma come film totalmente nuovo, perché di fatto, ripeto, la storia non ci azzecca nulla, Pete non è un orfanello sfruttato, il contesto in cui si muove con Elliot non è quello del paesino, assolutamente no, è qualcosa di completamente differente e funziona. Funziona perché comunque ha personaggi non particolarmente sviluppati che comunque risultano simpatici. C'è Bryce Dallas Howard, figlia di Ron Howard, che a me non è che faccia impazzire, forse perché l'associo un po' troppo a Jurassic World, che a me non è piaciuto, però devo dire che qua fa il suo, dai, e affiancata a Wes Bentley, attore che qua comunque è un po' insipido, interpreta il compagno di lei, padre della ragazzina che è protagonista insieme a Pete e Elliot, però veramente è un personaggino sullo sfondo. E poi abbiamo Carl Urban che interpreta il fratello del personaggio di Wes Bentley, che è questo classico villain disneyano, idiota e ignorante, che vuole fare del male a uno dei protagonisti, insomma, che non, quei villain che non sono cattivi ma sono solo stupidi, fondamentalmente non è neanche un vero e proprio villain, è l'elemento di disturbo, mettiamola così. Quindi hanno voluto andare sul sicuro e poi hanno inserito Robert Redford. Allora qua ci troviamo ancora di fronte a un caso di pubblicità un po' ingannevole, se ne fa un gran parlare negli ultimi giorni, perché mentre io sto registrando non l'ho ancora visto, ma è già uscito quando voi vedrete il video, Suicide Squad, questo video deve uscire sabato, il film esce appunto sabato, e si fa un gran parlare la pubblicità ingannevole su Joker, che in realtà compare poco, che hanno usato alcune scene tagliate inserite nel trailer che non ci sono nel film, cosa sicuramente fastidiosa. C'è addirittura un fan incazzato che ha fatto causa alla Warner, che vuole fare causa alla Warner, cosa secondo me da fuori di testa, ma tant'è. E per l'appunto anche qui sembrava che Robert Redford fosse tra i protagonisti, in realtà è un personaggio molto marginale che compare un minuto nella prima parte e 10 minuti nella seconda, e anche quando compare non è che faccia poi molto, certo ha una sua funzione nella trama, però devo dire che a me Robert Redford piace tantissimo, già abbiamo visto in un film Disney, era da Marvel, quindi è sempre la stessa roba, che era Captain America The Winter Soldier, dove interpretava il villain che non si capiva assolutamente fin dall'inizio che era il villain, no, però anche lì secondo me ci poteva stare, sappiamo come vengono trattati i villain nei film Marvel purtroppo, comunque sia, lui è un bravo attore, per cui il ruolo che gli è andato gli calzava, no? Questa sorta di nonno un po' visionario, simpatico, saggio. Insomma, devo dire che mi ha comunque soddisfatto, anche se pensavo che comparisse un po' di più. E questo film non è neanche mal diretto, anzi, perché David Lowery è un regista che è partito con film indipendenti e poi è approdato, come spesso accade, al cinema mainstream con questo Il Drago Invisibile, che ha dei momenti registici che secondo me non sono niente male, con movimenti di macchina ben calibrati, queste panoramiche suggestive, bellissime. Oltretutto devo dire che c'è stato un cauto uso della CGI, perché comunque l'elemento in computer grafica era Elliot. Già che non hanno voluto realizzare un personaggio animato tradizionalmente, lo hanno realizzato nel miglior modo possibile. Io avrei preferito comunque un personaggio realizzato con una tecnica animazione tradizionale, sì certo adattata al contesto contemporaneo, ma non da computer grafica, perché ripeto, avrebbe fatto risultare tutto più cartunesco. Forse però l'obiettivo era che tutto non risultasse troppo cartunesco, nonostante il design di Elliot ricalchi un po' quello del personaggio nel film precedente. Quindi boh, non lo so, il perché di questa scelta non la capisco, però tant'è, comunque la computer grafica qua è effettivamente molto buona. Ormai, ripeto, la CGI della Disney è qualcosa di pazzesco, cioè sono veramente diventati dei mostri
nell'utilizzarla. Sta di fatto che nonostante funzioni, ci sono dei momenti in cui si vede tantissimo che il drago non è presente in scena. Certo, si armonizza quasi sempre bene, tranne ogni tanto, però non importa, perché comunque non è una cosa che infastidisce più di tanto in questo caso, al momento che per lo più i due personaggi si armonizzano. Era importante che si armonizzassero molto bene, che sembrassero realmente presenti in scena, soprattutto appunto il drago che non era realmente lì, perché il rapporto tra loro due è la cosa più importante. Quello che però mi ha un attimino lasciato stranito è il fatto che il film non è cortissimo, dura 1 ora e 30, ma sembra che la storia non fosse poi particolarmente ricca di cose da dire, che quindi il brodo si è allungato. Cioè, capito? A un certo punto il ritmo si appesantisce un po' perché non capisci che cosa vogliono fare. Ci si va bene, ok, ma dopo che mi hai fatto capire che non vuoi che si taglino i boschi, che cosa... la ciccia, la sostanza, dov'è? Il rapporto dei due viene sviluppato all'inizio, poi avviene il classico allontanamento, la ricerca, insomma, è tutto molto canonico. Quello che non capisco è la Disney solitamente punta tantissimo sui film che fa uscire. È logico, cioè uno potrebbe pensare, grazie al cazzo, tutte le major puntano a questo. Sì, vero. Tutte le major puntano a una cosa come questa, ma la Disney lo fa in particolar modo. Perché far uscire un film del genere ad agosto, soprattutto senza una grandissima pubblicità? Allora, il fatto di far uscire un film in estate per la Disney non è un problema, perché comunque è uscito La ricerca di Dory a giugno, Disney Pixar, è stato un record di incassi assurdo che ha anche sfondato la faccia a Independence Day 2, che in parte è stato un mezzo flop, quindi capite che sanno come portare avanti una strategia di marketing adatta a far andare la gente in sala anche d'estate. Ma per questo Il Drago Invisibile non ho visto una grande pubblicità che andasse oltre il trailer in televisione o ogni tanto in radio, ma davvero non è che se ne sia sentito parlare proprio di tanto. Potevano fare molto più leva sul sentimento di chi è cresciuto con quel film, dal momento che ne è il remake. Non capisco, sinceramente non capisco come mai. Non capisco perché non ci abbiano puntato per così tanto. Magari sono io che mi sono perso il battage pubblicitario, può essere, ma hanno puntato molto di più su altri film che sono usciti, capito? Quindi che senso ha realizzare un film del genere e impiegare uno come David Lowery, che è l'ennesima scelta calibrata e pesata della Disney, che cerca di coinvolgere artisti di un certo livello in film commerciali? Insomma, non capisco per quale motivo fare tutto questo se poi il film non lo vai a pubblicizzare più di tanto. Non lo so, boh. Una cosa però che funziona tantissimo in questo Drago Invisibile è senza ombra di dubbio il comparto musicale. Allora, il film precedente era caratterizzato da un'ottima colonna sonora, perché comunque era un mezzo musical, per cui qui si sono distaccati da quella formula, per questo mi è piaciuto, e per l'appunto hanno però sopperito inserendo molti brani, alcuni originali, altri invece preesistenti. Sta di fatto che davvero sono belli, hanno puntato molto sulla folk, quindi su una musica più tradizionale che facesse capire che stiamo parlando di qualcosa che si rifà a una leggenda, no? Quindi questo drago nel bosco, insomma, sono riusciti a creare un'atmosfera favolistica veramente suggestiva. C'erano dei bambini in sala che sono stati tutto il tempo con gli occhi sgranati. Mi rendo conto che un bambino, un film del genere, lo amerà. Però penso che potrebbe amare maggiormente Io ti drago visibile anche oggi, nel 2016, credo sia normale. Certo, questo film è un film del nostro tempo. È logico che se guardi Io ti drago visibile ti accorgi con film di 40 anni fa, grazie anche al cazzo. Però è interessante come siano riusciti a adattare tutto al nostro gusto odierno. Cioè, questa cosa ci sta, nel senso che come remake non è male. E voi potreste dire, sì, beh, grazie a cazzo, cambia tutto. Certo, ok, però è un remake per l'appunto che voleva prendere spunto dalla storia originale per poi creare qualcosa di nuovo. E secondo me ci sono riusciti. Anzi, forse a questo punto è meglio, perché un remake totale di quel film oggi non avrebbe avuto senso. È un film troppo datato per poterlo realizzare in maniera identica. Ci sta che abbiano voluto solo prendere spunto per poi realizzare qualcosa di nuovo. Io l'ho apprezzato questa cosa, ho apprezzato il tentativo, sono riusciti a farlo anche abbastanza bene, bisogna dargliene atto. Quindi cos'è che non mi è piaciuto di questo Io ti drago visibile? Ricordate questo Il drago invisibile, Il drago invisibile dell'altro.
ma semplicemente, ripeto, la questione del ritmo che è un po' strano, il fatto che in generale sia tutto un po' piatto, nel senso che non ci sia un vero e proprio sviluppo degli altri personaggi se non di Elliot e Pete, anche loro però secondo me potevano essere sviluppati un po' di più, nel senso che, ripeto, il film mi sembra che vada un po' troppo veloce e che non sappia bene che cosa raccontare, che non sappia, cioè, capito, prende delle cose, allunga in alcuni momenti e accelera in altri, cioè sembra proprio che non sapessero bene cosa, come porsi nei confronti della materia. Tra l'altro il film è co-sceneggiato dallo stesso Lowery, quindi è il regista che diventa anche sceneggiatore. Lowery è un autore, quindi lo hanno coinvolto anche la sceneggiatura, e la sceneggiatura non è scritta male, i dialoghi non sono poi così stupidi, ci sono anche dei momenti che effettivamente sono suggestivi. C'è uno in particolare, non faccio spoiler, che tanto è una cosa che di per sé non fa spoiler. Vediamo questa inquadratura strettissima su questo utensile per lavorare il legno che sta praticamente incidendo un pezzo di legno, ed è il personaggio di Robert Redford che sta per appunto lavorando ad un'opera in legno intarsiata. E secondo me è molto bello perché con questa canzone, che è quella che ricorderà per molte scene del film, questa canzone popolare, diciamo, che secondo me è abbinato con l'immagine, rende il tutto molto fiavesco. Mi è piaciuta come scelta, mi è piaciuta l'idea di ambientare tutto nei boschi, in questo posto dove non si capisce bene in che anno siamo, perché sì, siamo in epoca contemporanea, però non vedi una sola persona tirare fuori un cellulare. Cioè, se avessero voluto fare le cose in maniera realistica, sarebbero stati tutti col cellulare a fotografare il drago una volta che l'avessero visto. Invece qua no, è un posto un po' sospeso nel tempo, siamo chiaramente nel nostro tempo, ma non sembra quasi che siamo in un posto dove tutto è sospeso, no? Sì, ci sono automobili, c'è la tecnologia, però nessuno ha lo smartphone in mano, sono tutti anche vestiti con abiti demodé in alcuni momenti, non lo so. Non penso però sia ambientato tipo negli anni 80-90, perché sembra ambientato nei giorni nostri proprio, quindi ci sta tantissimo questa cosa, aumenta quella sensazione fiabesca di qui sopra, no? Quindi ci sta molto che abbiamo voluto scegliere un approccio di questo tipo. Ho notato poi una cosa abbastanza interessante: il bambino che interpreta Pete si chiama Oakes Fegley, qui è la sua prima interpretazione veramente importante, è stato molto bravo, e è stato molto bravo anche Neil Sethi nel Libro della Giungla. Questi nuovi film della Disney stanno facendo nascere dei talenti veramente interessanti. Io sinceramente questo Oakes Fegley lo terrei d'occhio, perché davvero ha retto un'interpretazione non facile, che secondo me è stata anche abbastanza notevole se la contestualizziamo al tipo di film di cui stiamo parlando. Lui realmente sembrava attaccato a questo drago che non è mai stato realmente presente in scena, quindi mostrare attaccamento verso una creatura che non esiste non è facile, motivo per cui considero Neil Sethi molto bravo, perché comunque ha recitato per la maggior parte del tempo da solo oppure con attori che indossavano una tutina ridicola a vedersi. Non è sicuramente facile guardare uno vestito da pirla immaginando che sia un orso o una pantera, o spaventarsi di fronte al nulla immaginando una tigre. Insomma, bisogna anche essere parecchio bravi, ed esserlo così giovani non è sicuramente un'impresa da poco. Quindi Fegley secondo me qua è stato molto molto bravo, perché comunque il rapporto tra lui e Elliot è ben reso dal punto di vista soprattutto visivo, è tenerissimo, loro due sono molto uniti, è per questo che ho detto che avrei voluto vederlo sviluppato ancora di più, perché secondo me avrebbe spaccato di brutto. Ci sono dei momenti in cui, lo ammetto, un po' mi sono commosso, ma io, si sa, sono un po' un pussy, sono un po' uno dalla lacrimuccia facile, per cui il groppino in gola mi è venuto, non dico aver pianto, ma comunque mi sono un pochino commosso. È quella commozione facile, classica della Disney, loro sono bravissimi in queste cose, ma ci sta, nel senso che sapevo che sarei andato a vedere un film di questo tipo. È uno di quei film in cui cercano di insegnare il valore della famiglia, il valore dell'amicizia,
sia il bisogno di avere accanto persone che ti vogliano bene, quindi questo insieme al messaggio ecologista, che però va un po' a perdersi poi, perché nel senso c'è all'inizio, poi si è percepito, cioè, secondo me a un certo punto si dissipava un po', potevano mantenerlo maggiormente lungo il corso di tutta la pellicola, invece l'hanno un po' perso per strada, perché proprio si sono rivolti al fatto per appunto della famiglia, della questione che famiglia, un po' la questione di Stitch, no? Che la famiglia è il posto dove c'è qualcuno che ti vuole bene, un posto che puoi chiamare casa. Quindi diciamo che è il classico film che promulga valori semplici, i soliti valori semplici. Però di fatto non è che mi aspettassi qualcosa di più di questo, ripeto, in realtà non mi aspettavo nulla da questo Il Drago Invisibile, perché mi sembrava un film insensato insieme, però ho voluto vedere cosa avevano combinato e secondo me non è stato affatto male. Voglio dire che potete trovare di gran lunga di peggio in giro, senza mai dubbio. Oltretutto, prima parlavo della volontà della Disney di coinvolgere artisti di un certo livello. Ecco, una cosa che sta facendo questa gigantesca casa di produzione è proprio quella di portare verso il cinema di larghissimo consumo artisti che magari hanno sempre lavorato un po' ai margini, no? Basti pensare Scott Derrickson, che sì, aveva realizzato L'esorcismo di Emily Rose, Libera Cina del Male, però non è che avesse realizzato questi grandissimi capolavori super blockbuster, no? Per Doctor Strange hanno scelto lui, è una scelta abbastanza particolare, perché registicamente sicuramente gli avranno lasciato un minimo di libertà, così come hanno lasciato a James Gunn per Guardiani della Galassia. Va bene, sì, c'è stata sicuramente l'ingerenza della produzione Disney, però gli hanno lasciato tenere in un film indirizzato alle famiglie e ai ragazzi soprattutto una battuta sullo sperma, perché quando c'è Star-Lord che risponde a Gamora, che dice che la sua nave è sudicia, dice se usassi una lampada ultravioletta ti sembrerebbe un quadro di Jackson Pollock, cioè, quindi quegli schizzi eccetera, qui capite che gli hanno lasciato un po' di libertà. Infatti Guardiani della Galassia è un blockbuster figo a bestia, per cui ho apprezzato che abbiano scelto David Lowery, che finora comunque non era particolarmente famoso, ma sicuramente è un artista che registicamente ci sa fare, e porca puttana lo ha dimostrato in questo film, dove certamente la regia non è qualcosa di maestoso, ma si vede perfettamente che è realizzata da qualcuno che non si è limitato a fare il suo compitino, nel senso che guardate ad esempio Maleficent era di Robert Stromberg, che era il direttore della fotografia di Alice nel Paese Meraviglioso, Alice in Wonderland, quello di Tim Burton. Ora, se ci fate caso, quel film non è diretto in maniera particolarmente personale, non ci ho visto una firma autoriale, non ci sono scene di Maleficent che mi abbiano particolarmente colpito. Invece ci sono delle scene qui, in questo Il Drago Invisibile, che porca di quella puttana, sono effettivamente suggestive proprio dal punto di vista estetico, dal punto di vista di come sono state realizzate, momenti anche vagamente action, non che ce ne siano tantissimi, che sono ben fatti. I momenti del volo del drago sono diretti con una perizia incredibile, quindi si capisce che hanno messo a lavorare uno che non è solo un mestierante. Qui dico la solita cosa, dico sempre, non intendo dire che i mestieranti non sanno fare il loro mestiere, assolutamente, altrimenti non sarebbe un mestierante, no? Lo dice il nome. Il mestierante è un regista che sa fare il suo lavoro, lo fa senza una particolare impronta autoriale, perché è chiamato a realizzare il film in un certo modo, lo fanno, punto. Ma ad esempio anche Scorsese è stato un mestierante nel mondo del porno, ed è Scorsese, quindi non è che il mestierante è uno che non è capace a dirigere, è uno che fa il suo mestiere, dirige con mestiere, cioè lo fa bene, ma non in maniera particolarmente eclatante, lo fa, ok? Quindi qui c'è ben più che il mestiere, non c'è solo mestiere, ma c'è anche la volontà di mettere se stessi in quello che si sta facendo, nei limiti del possibile per quanto riguarda un film del genere. Non doveva essere un film d'autore, doveva essere un film rivolto alle famiglie, rivolto ai bambini, un film che fosse bello dal punto di vista estetico. Lowery ci ha messo del suo, ha fatto bene, punto. C'è questo che dico, quindi questa volontà della Disney di mantenere un certo tipo di talenti nel produrre il loro film. Quindi questa cosa secondo me è interessante, è una linea di pensiero che stanno mantenendo ormai da anni e che secondo me funziona anche perché in questo modo vengono lanciati registi capaci,
lo stesso può valere per attori, no? Prendono attori che magari prima di quel ruolo non si vincolavano più di tanto, e poi bam, oppure prendono attori che anche premi Oscar, attori di un certo calibro, e li mettono a fare il villain della film Marvel, oppure Robert Redford lo mettono a fare il nonno saggio in questo film. Insomma, ci sta tutto. Quindi io personalmente sono dell'idea che questo sia un film che si può tranquillamente vedere. Per me, per quello che voleva essere, si prende un bel set, nel senso che mi ha intrattenuto, non mi è dispiaciuto, non è particolarmente memorabile, non è sicuramente iconico come lo era E io te il drago invisibile, quindi se dobbiamo mettervi vicini, il primo schiaccia il secondo, è logico. Secondo me non vanno neanche paragonati più di tanto, bisognerebbe prenderli come due film differenti che partono dallo stesso presupposto. Quindi lo so, si pone come remake, ma voi andate a vedere sapendo che non troverete il remake pedissequo di E io te il drago invisibile, così come non troverete canzoni, balli e quant'altro. È un film contemporaneo che prende spunto da quella storia, ma solo spunto. Sapete questo e probabilmente non rimarrete delusi. Magari rimarrà deluso il fanciullino per voi, chi lo sa. Quindi, per me, il voto per questo film per me è 7. Io vi invito a scrivere un commento qui sotto cosa ne pensate di quello che ho detto. Siete d'accordo, siete d'accordo, siete d'accordo, proprio siete d'accordo, così si chiama la solita area di discussione. Mi raccomando, non fate spoiler, se lo fate, mettete la dicitura spoiler, la carta di Vitali, ad aprire il vostro commento. Quindi io vi abbraccio, grazie mille per aver seguito fin qui, voglio tanto, ma tanto, ma tanto bene, porca di quella miseria, quindi ho sperato troppo. Noi ci vediamo al prossimo video, altrimenti se volete sapere la mia più nello specifico farò un minimo di spoiler, proprio poco, gli spento da 3, 2, 1. Dunque, quello che mi è piaciuto di questo film, dicevo, il rapporto tra Elliot e il drago, perché comunque è bello vedere questo bambino che è rimasto da solo, cioè quello non è bello, ma è bello vedere che arriva questo drago all'improvviso che lo prende sotto la sua protettrice. Non ci viene spiegato bene da dove arriva il drago, però c'è questa canzone che parla di draghi che vengono dal nord, seguono la strada polare, insomma, quindi capisci che è qualcosa di leggendario. E per l'appunto a me è piaciuto il personaggio di Robert Redford, proprio perché è questo personaggio anziano, il padre della protagonista, che dice di aver visto un drago, ma nessuno gli ha mai creduto, nemmeno lei, perché è un po' troppo razionale. Ma questa sua razionalità verrà stravolta con il trovamento di Pete, un bambino che potrebbe tranquillamente essere suo figlio per il carattere che ha, ribelle, amante del bosco, esattamente come lei. E per l'appunto è bello vedere quando mostrano a questo personaggio il drago, che lui capisce che dopo tutto questo tempo quello che aveva visto era reale. Quindi dice: ho avuto dei momenti in cui anche io stesso pensavo che forse avevo inventato tutto, ma la magia che mi ha permeato quando ho guardato il drago negli occhi non la dimenticherò mai, è qualcosa che mi ha cambiato il modo di vedere il mondo, di vedere anche te, perché sta parlando con la figlia. Quella frase, quel momento mi è piaciuto molto, perché lì proprio capisci che stai guardando questo film per bambini, che impartisce un insegnamento molto interessante, ovvero quello di non smettere mai di sognare. È un insegnamento che può sembrare forse banale, ma un bambino lo recepisce sicuramente. Quindi è logico che, visto con gli occhi dell'adulto, il film ti può sembrare un po' banalotto, ovvio, ma guardiamolo con gli occhi del bambino. Il bambino, una frase del genere, sgrana gli occhioni. È bellissimo questa frase, questo signore anziano, comunque, a parte che vabbè, anziano come Robert Redford, ci vorrei arrivare anch'io, che comunque ha la sua età, ma fa sempre la sua porca figura e sembra il padre di Brad Pitt, è una cosa impressionante, si somiglia tantissimo secondo me. Però vedere questo signore, questo uomo adulto, di bell'aspetto, un signore distinto, che dice di credere ai draghi e non vuole smettere di credere anche se la gente lo prende per pazzo. È bella questa cosa, un sognatore irriducibile, che passa il suo tempo lavorando il legno artigianalmente. Bellissima questa cosa. Quindi mi è piaciuto il modo in cui Elliot è sopravvissuto nella foresta, anche il momento in cui sa di doversi distaccare da Elliot ma non vuole farlo, e poi il finale con questi draghi, altri draghi che sono aggiunti, Elliot che è all'aria aperta. Quindi capiamo che Pete una volta ogni tanto lo va a trovare, che ognuno ha trovato il proprio habitat ideale. Quindi loro due erano da soli e si sono ritrovati, si sono bastati l'uno per l'altro per un po', per un certo periodo di tempo, per anni, e poi a un certo punto ognuno di loro ha dovuto andare con i suoi simili. Però questa loro amicizia
non si è mai fermata, non si è mai fermata, quindi mi è piaciuta questa cosa. Il villain della pellicola Gavin, interpretato da Carl Urban, secondo me era qualcosa di evitabile, nel senso che è il classico villain stupido, idiota, di cui parlavo prima, perché comunque ha un complesso di inferiorità, perché è sempre comandato bacchetta dal fratello, non ha rispetto per l'ambiente, infatti taglia alberi dove non dovrebbe tagliarli, dove non è consentito. A un certo punto lo vediamo addirittura che cerca di cattura, non è che cerca, cattura Elliot e vorrebbe farci qualcosa, vorrebbe diventare famoso, insomma, poi alla fine capisce che sta sbagliando perché tira fuori il peggio di Elliot, che inizia a sputare fiamme laddove in tutto il film, quando sembrava che stesse per sputare fuoco, starnutiva e ricopriva di muco la persona che va davanti, e invece quando alla fine sputa effettivamente le lingue di fuoco, io ci sono rimasto male, ho detto cazzo, cioè non pensavo che avrebbe messo una scena del genere, minacciosissimo sul ponte, che fa del male ai protagonisti perché è spaventato, non lo fa apposta, quindi ci sta come cosa. Quindi anche il fratello del personaggio di Wes Bentley a un certo punto capisce cosa ha fatto, perché ha spinto questo drago giocherellone a essere cattivo, ma poi vede che quando si rende conto di quello che ha fatto salva il fratello e Bryce Dallas-Howard che la accompagna, che stanno cadendo giù con la Jeep nel vuoto, quindi capisce che se si è messo a bruciare tutto quanto, tutte cose come direbbero al sud, è solo perché vi è stato spinto dalla sua cattiveria della sua vita, quindi non è neanche un vero cattivo, mettiamola così. Quello mi ha lasciato un po' il tempo che trovava, nel senso che è un po' il problema della Disney, non riesce nei suoi prodotti live action a inserire dei cattivi che siano veramente convincenti, tranne nelle serie TV della Marvel ad esempio. Per quanto riguarda i film, no, ce la fa per i film animazione, ce la fa perfettamente. È nei film live action che sembra che perdano questa capacità, non capisco come, non sempre ma molto spesso, non si capisce bene come mai. Però comunque quello mi è piaciuto, quindi è un film, un film che comunque ha i suoi bei momenti. La scena in cui Pete scappa dall'ospedale con la musica e si mette a saltare di auto in auto come fosse ancora nella foresta, quindi si muove da selvaggio, anche questa scena surreale di lui che arriva davanti a questa coppia col cane che inizia a abbaiare, lui abbaia di contro e la tizia che dice non abbaiare il nostro cane, è proprio una cosa da cartone animato, capito? Quindi è il film che diventa cartone animato. A un certo punto quella scena è molto bella, di lui che poi alla fine arriva un vicolo cieco con la polizia e Bryce Dallas-Howard che cerca di calmarlo, inizia a emettere un verso disperato di richiamo per Elliot, quella scena è molto bella, così come toccante anche la scena di Elliot che arriva alla casa e vede Pete che sembra integrato in quella famiglia e capisce che forse ha trovato un nucleo familiare che porterà a staccarlo da lui, ma capisce con tristezza che forse è la cosa migliore, perché poi alla fine Elliot fa vedere nel libro che Pete aveva sempre con sé, e da lì che ha dato il nome Elliot al drago, perché era Elliot si perde, questo cagnolino che cerca la strada di casa, e vediamo alla fine l'illustrazione di questa famiglia che è attorno al fuoco, e allora c'è Elliot che con l'artiglio indica uno spazio vuoto, come dire forse qua ci dovresti essere tu, tu devi stare con lui, con una famiglia come questa, come ti ho visto l'altra sera, e quindi c'è questo distacco molto toccante, che però non è un distacco vero, no? Un po' la vita che va avanti, ma certi legami non si dimenticano mai, è una cosa che succede anche agli adulti, magari si va avanti, certe amicizie si perdono, ma non si perdono mai realmente, perché comunque anche io ho amici che magari non sento per dei mesi, per vari motivi, proprio legati al tempo che si ha, perché quando si cresce si hanno 120 impegni, poi magari qualcuno si trasferisce, non sei più in zona, vai via per lavoro, per studio, eccetera, ti perdi, ma quando incontri quelle persone, quel legame speciale c'è sempre e non smetterà mai di esserci, e quindi l'amicizia è quella che torna su quando ce n'è bisogno, capito? Quindi anche questa è una frase qualunquista, però è vera. Cioè il qualunquismo ha un suo fondo di verità. Quindi, capito, mi è piaciuto questo tipo di messaggio che voleva promulgare effettivamente il film. E anche la scena in cui all'inizio i cacciatori volevano distruggere il drago, fanno morire perché sono spaventatissimi da questo qualcosa di enorme che si riesce a nascondere, perché poi è un giocherello e lui non vuole fare del male alle persone. Quindi questo è quello che pensavo più nello specifico di Elliot e il drago invisibile. Scusate, il drago invisibile è il film originale. Fate sapere voi nello specifico cosa ne pensate con un commento qui sotto, contrassegnate, ricordo, con la dicitura spoiler, il vostro commento se fate spoiler, quindi io vi abbraccio ancora, grazie mille per aver seguito fin qui, io spero troppo, noi ci vediamo al prossimo video.